business, neanche quello del gioco, però c'è una componente sociale di cui dobbiamo farci carico, evitando che questa passione degeneri e rovini intere famiglie, come purtroppo avviene. C'è un limite e noi abbiamo voluto segnare questo limite, oltre il quale non si può andare, perché altrimenti un'attività lecita diventa un'attività che rovina famiglie e la società. E questo segnale noi l'abbiamo dato. Mi auguro che il governo senta questo forte segnale che viene da Pavia, che viene dalla Lombardia, e faccia la sua parte. A margine dei lavori del Consiglio regionale lombardo, la nostra inviata Ilaria Tettamanti ha sentito l'assessore alla protezione civile e immigrazione Simona Bordonaghi.